Eccomi ancora ragazze con un altro video oggi perché è un po' di tempo e vi vorrei far vedere i miei pennelli. Ovviamente tutti quelli che ho, compresi quelli che ho acquistato oggi, che sono arrivati. Così vi faccio rivedere bene tutto. Allora, li tengo qua dentro in questo contenitore dell'IKEA molto molto carino e vi faccio vedere. Ah vabbè, qui ho un compiegaciglia, ma vabbè. Allora. Pennelli, allora questi qui sono dei pennelli che ho acquistato al Cosmo Prof, che erano in uno stand cinese, tipo, non so, giapponese, cinese, e non conosco questa marca, però costavano pochissimo e quindi li ho acquistati. E sono questo qui, un po' angolato, si chiamano Vivace. Non so se conoscete questa marca. E non perdono pelo, però non ho ancora avuto modo di utilizzarli proprio tanto continuamente perché sono ancora abbastanza nuovi, insomma, devo provarli per più tempo per capire come sono. E quindi quello lì, e poi ne avevo preso uno così, applicare l'ombretto. Ok, e questo qui. Fatto così. Sono morbidi e sembrano buoni, sono costati veramente pochissimo. Adesso non mi ricordo il prezzo, ma cioè 2 euro così neanche. Poi, che altri ho? Ho i pennelli di Elf, sono questo qui, Professional Eyeshadow Brush, a lingua di gatto, così. Questo è recente. Sono molto buoni i pennelli Elf, costano poco. Poi ho questo qui da sfumatura tipo Light Craze Brush. Fatto così. Anche questo è molto molto morbido. E di questi ne ho due. Uno l'avevo avuto in scambio con una ragazza su internet che aveva fatto uno scambio di prodotti. Ed era praticamente nuovo sigillato, l'altro l'ho comprato io. Così ne ho uno di scorta. E poi ho dei pennelli di Avon, che sono questo qui, per applicare l'ombretto, che mi trovo bene, e anche lo sfumino che utilizzo, questo qui, e anche questo ne ho due. Così quando uno è sporco l'altro lo lavo e ho il cambio. Sempre di Avon ho acquistato questo qui, che adesso è sporco, scusate, ma l'ho utilizzato prima. Ed è questo da applicare l'eyeliner, angolato. Io però lo utilizzo per andare a correggere le sopracciglia quando me le disegno e col correttore vado a seguire la linea. Quindi un po' sporco di correttore, comunque mi trovo benissimo. Poi ho sempre di Avon il pennello da viso, questo qui cicciottone, morbidissimo anche questo, e mi trovo molto bene, non perde peli, veramente i pennelli Avon non perdono setole, ve li consiglio perché per il prezzo che costano ne vale veramente la pena. E questo qui lo utilizzo per applicare la cipria così. E niente, questo qui, cicciottone, mi piace un sacco. Poi sempre di Avon ho questo che però non mi piace, ed è quello da blush, come vi dicevo prima, ha poche setole, è molto schiacciato e quando vado ad applicare il blush non mi fa proprio la bella guanciotta piena, essendo con poche setole non lo so, l'ho utilizzato sempre fino adesso perché avevo solo questo da blush, però non mi è piaciuto. Vorrei averlo un po' più cicciottone, infatti ho comprato quello della neve che adesso vi mostro. Comunque è questo qui. Ah, sempre per blush ho questo qui della Yves Rocher, che sono stata veramente delusissima di questi pennelli perché Yves Rocher non ha dei prezzi eccessivi come pennelli, però insomma non è costato nemmeno poco e
perde veramente un sacco di setole. Ho provato anche a lavarlo e continua a perdere setole. E infatti io non lo sto utilizzando perché è odioso. Guardate solo quanto si è spettinato. Perde veramente le setole, guardate. Adesso, anche se faccio così, ne vengono via di continuo. Io non so cosa fare con questo pennello, sono veramente delusa. Appena l'ho preso a casa ne perdeva, l'ho lavato ne perdeva. E ha delle setole orribili, io non so cosa dire. Non è che siano rigide, anzi sono abbastanza morbide, però il fatto che perde peli proprio non lo sopporto. Quindi questo qui bocciatissimo, e quindi non comprate pennelli Vrochet. Quindi comprate Avon, non comprate Vrochet. Poi, un altro pennello, questo invece sono pennelli Kiko. Ho questo qui a lingua di gatto per applicare il fondotinta, che è il 105 Face. L'avevo comprato insieme a un set da viaggio, c'erano vari pennellini dentro, uno è questo, però non lo utilizzo tanto, anzi per applicare il fondotinta preferisco pennelli differenti, non questo qua che devo fare così. Non mi piace. Quindi l'ho provato qualche volta, ma non lo utilizzo. Ce l'ho, meglio averlo che non una lingua di gatto, però preferisco utilizzare altri prodotti, altri pennelli, scusate. Kiko, sempre stesso set, ho il Face 500, che è questo qui piccolino, che è questo qui per applicare, non so, sempre cipria. È da viaggio, quindi piccolino, va bene. Quando sono a casa uso quello grande che vi ho detto di Avon, c'è un po' di differenza, però magari quando vado via posso utilizzare questo. Poi, sempre di Kiko, ho il 503 High, questo per gli occhi, angolato così e da questa parte così. Anche questo direi che l'avrò provato forse una volta. Però li tengo questi qui se magari vado via, che in viaggio sono abbastanza compattini e li utilizzo. Invece a casa uso gli altri che vi ho fatto vedere di Elf e di Avon. Poi sempre questo, il 501, fatto con una spugnetta di qua e il pennellino di là. Anche questo non lo uso quasi mai. Poi c'è il 504, pennellino di qua e sfumino di là. Questo è carino, ma sempre da viaggio. L'ho usato qualche volta, però non mi fanno impazzire da morire quelli di Kiko, non so cosa. E questo per applicare sempre l'eyeliner e qua c'è la punta così, che è il Eye and Lips 502. Questo va bene sia per applicare il rossetto e l'altro per gli occhi. Quindi questo set Kiko diciamo che l'ho acquistato tempo fa, ma non l'ho mai particolarmente usato tanto. Come setole non sono male, anche questo qui è carino, però boh, lo tengo lì, magari quando vado via lo posso portare con me. E poi per finire i pennelli che vi ho mostrato prima nello spacchettamento sono questo da il Teal Blending della Neve, che appunto non avevo. Io utilizzavo sempre questi qui della Elf fatti così, quindi ora ho entrambi. E poi quello per blush, appunto della Neve, il Blue Contour, che vi faccio vedere appunto la differenza con quello dell'Avon. Come vi dicevo, vedete la differenza? Cioè, questo è bello cicciottoso, morbido. E si stende perfettamente secondo me il blush. Questo qui ha veramente poche setole, quindi boh, l'applicazione del blush mi sembra abbastanza scomoda. È fatto così, è sempre angolato, ma ha molto molto meno setole. Quindi boh, non perde peli, è buono perché ha delle setole ottime, però ho preferito acquistare questo perché mi sembrava migliore. Poi magari fatemi sapere il vostro parere se avete provato quello di Avon o quello di Neve. E comunque, poi magari vi faccio sapere più in là come mi trovo. Finire, quello della Real Techniques che ho preso per applicare il fondo liquido. E come vi avevo detto, per applicare il fondotinta avevo solamente questo qui, lingua di gatto, ma non mi piace utilizzarlo, quindi boh,
Mi sa di scomodo stenderlo con questo e quindi ho preferito questo qui più con più setole, compatto, così che posso stendere bene il fondotinta e più coprente per togliere tutte le imperfezioni. Lo proverò e poi anche qui magari vi farò una recensione più in là. E niente ragazze, questi sono tutti i miei pennelli, quindi Real Techniques, Neve Cosmetics, Neve Cosmetics, Avon, sempre Avon, Avon per ombretti e eyeliner, poi ho quelli di Kiko da viaggio. Che se qualcuno ha provato questo set, magari mi dica la sua di come si è trovato, perché sono curiosa, ecco, di sentire vari pareri. Poi sempre Kiko, poi abbiamo i tre pennelli dell'Elf che mi piacciono da morire e i tre che ho acquistato della Vivace al Cosmo Prof, che è una linea che non sapevo che esistesse. E per finire Yves Rocher, che è una cosa orribile, non compratelo, non compratelo. Ecco ragazzi, questi sono tutti i miei pennelli, non ne ho tantissimi, ma sono gli essenziali per potersi truccare. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, un bacione, ciao!